Gloria a Dio, prima epistola di Giovanni al capitolo, amene, 2. Gloria a te Dio del cielo. Alleluia, siamo ancora qui, Signore. Vogliamo leggere questo brano nella tua presenza, che sia il tuo Santo Spirito, Re della Gloria, a guidarci ancora, Signore, per la gloria del tuo figliuolo Gesù Cristo. Guidaci. Alleluia, alleluia. Nel nome di Gesù, guidaci, parlaci, aprici la mente, il cuore. Alleluia, e le mie labbra, aprile con la sapienza dal cielo, che posso parlare come mi è dovuto, Signore, come devo parlare, nel modo degno, nel modo che tu gradisci. Ti prego, Spirito Santo, guidami e benedici la Chiesa, benedici il gregge tuo, benedici il popolo tuo, questa adunanza in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia, grazie Padre, grazie. Oh, alleluia, voglio leggere, amen, in Prima Giovanni, capitolo, alleluia, 2, dal verso 3, leggerò pochi versetti, fratelli, dal verso 3 al verso 6, per la gloria del Signore. Amen. Santo, santo, santo è l'Eterno. Alleluia, dice così la scrittura. Amen. Prima Giovanni 2:3 dice, alleluia, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, alleluia, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è lui, ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente reso completo. Da questo conosciamo che siamo in lui, essere in lui. Siamo in Lui, in Cristo. Chi dice di rimanere in Lui o chi dice di dimorare in Lui deve camminare come Egli camminò. Cari fratelli, che parola importante, una parola essenziale, una parola di massima importanza, un'importanza vitale per la nostra vita spirituale, per la nostra vita cristiana. Voglio leggere questi versetti nella versione della Bibbia Nuova Diodati. Prima Giovanni 2:3 dice, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anche egli come camminò lui. Questa è l'alta e superna vocazione alla quale il Padre ci ha chiamato, a dimorare in Cristo, a dimorare in Gesù, a dimorare in Lui. Dimorare vuol dire vivere, come abbiamo già parlato, in Cristo, che tu vivi in Cristo, che tu sei stabile in Cristo.
Dimorare ci parla di comunione con Lui. Dimorare ci parla di una intimità, di un dialogo, che il Signore ci aiuti. E dice qui, chi dice, se qualcuno dice, una persona dice, un cristiano, un evangelico, un pentecostale, o tu o io diciamo che noi dimoriamo in Gesù, noi dobbiamo camminare come Egli camminò. Questa è la alta vocazione, fratelli e sorelle, l'alta vocazione, la più grande chiamata. Non è essere profeta, evangelista, predicatore, missionario. La più grande chiamata è camminare come Cristo ha camminato. Mio Dio, aiutami. Io mi vedo piccolo davanti a questa grande parola, fratelli. Io mi vedo ancora insufficiente, mancante, ma so che Cristo mi sta perfezionando, trasformando, santificando, alleluia, e anche tu devi dire amen, amen, vedo pochi amen, fratelli, spero che non si blocchi il vostro computer, il vostro cellulare, che non si blocchi la mano, alleluia, devi alzare la mano, devi dire gloria a Dio, amen, alleluia, fammi dimorare in Gesù, fammi camminare con Cristo, Padre, voglio camminare come Gesù ha camminato. Santo Dio, che il Signore ci aiuti. Come ha camminato Cristo? Ha camminato nella volontà del Padre. Signore, dammi grazia. Dillo anche tu, dammi grazia, Padre. Cristo camminò nella volontà del Padre, camminò nell'amore. Nell'amore, alleluia. Egli amò i suoi discepoli fino alla fine. Sapete, Gesù amò perfino Giuda, il traditore. Gesù lo amò, alleluia, gli lavò i piedi, gli diede anche il pane e il vino nell'ultima cena. Mio Dio, Gesù amò Giuda fino alla fine. E noi dobbiamo camminare nell'amore. Anche se qualcuno ti tradisce, ti maltratta, ti offende, ti appugnala alla schiena, ti sparla dietro, ti critica, ti maledice, ti insulta, ti diffama, come alcuni hanno fatto con me, ma io li devo perdonare, li devo amare, devo dimenticare, devo dire Padre, abbi pietà di loro. Oh, alleluia, così noi cammineremo come Cristo camminò nell'amore, camminò nella verità, nella santità. Alleluia, lui camminò, sapete, verso la croce, mio Dio. Dice la Bibbia, l'Evangelo in un punto. E vi chiedo nell'amore di Dio se mi potete trovare questo verso, scusate fratelli, se mi potete trovare questo versetto, trovatemi questo versetto e lo scrivete qui nei commenti, così lo vedo scritto completo. Quello che dice che Gesù stava andando verso Gerusalemme e rese la sua faccia e, alleluia, ferma. Dice così, all'incirca, questo brano potente, dice che lui che stava andando verso Gerusalemme, cioè verso la croce, verso la morte, verso il Calvario, lui rafforzò la sua faccia. Amen. Lui prese una determinazione, la sua faccia diritta, o risoluto, ecco la parola esatta. Trovatemi questo verso, fratelli. Per la gloria di Dio, lui rivolse risolutamente la sua faccia verso Gerusalemme e noi dobbiamo camminare così verso la nuova Gerusalemme. E per arrivare alla nuova Gerusalemme noi dobbiamo prendere la croce, rinnegare noi stessi, morire ogni giorno al mondo, alleluia, al peccato e ai vecchi desideri della concupiscenza e della carne, all'ego, l'ego, a volte l'ego, l'egoismo, essere egocentrici, l'egocentrismo, a volte il peggiore nemico della vita cristiana, della vita spirituale.
A volte l'ego ci allontana dalla croce, ci allontana dalla perfetta volontà di Dio, l'orgoglio, la vanità, la vanagloria, che il Signore ci liberi da questi cattivi sentimenti. Noi dobbiamo camminare come Egli camminò, come Gesù cammina. Questa è la più grande chiamata. Ripeto, la più grande chiamata non è riempire gli stadi con migliaia e migliaia di persone che ti ascoltano e tu fai una predicazione, no. La più grande chiamata non è profetizzare, interpretare le lingue, essere un profeta. La più grande chiamata, aiutami Signore, è camminare come Gesù. Dio benedica la sorella Maria di Lieto che ha scritto questo verso, ha scritto anche la sorella Anna Pugliese, amen, ha scritto questo verso. Voglio leggerlo perché l'hanno scritto in due versioni diverse. La sorella Maria ha scritto: poi, mentre si avvicinava il tempo, alleluia, in cui sarebbe stato tolto dal mondo, cioè lui doveva morire alla croce, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Ma c'è un punto che dice che lui rivolse la faccia risolutamente verso Gerusalemme. La sorella Anna Pugliese da Napoli ha scritto questo brano, gloria a Dio, scusate che a volte dei piccoli disturbi nel cellulare, sgridiamo nel nome di Gesù. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé, vedete? E noi dobbiamo camminare come Gesù, camminare con una risolutezza, una determinazione, una decisione ferma, alleluia, di andare verso la meta, alleluia, camminando nello spirito, nell'ubbidienza, nella santità, con l'aiuto dello Spirito Santo. Grazie, Re Eterno, amen, che il Dio ci aiuta, che Dio ci continua a guidare, cari in Cristo. Dio benedica tutti voi che state scrivendo i vostri commenti nell'amore del Signore, amen. Fratelli, noi dobbiamo camminare come Cristo ha camminato. Questa è la più grande chiamata, camminare nella luce. Gesù non cade mai in trasgressione. Gesù non cade mai in peccato. Fu tentato in ogni cosa, ma senza peccare. E se Lui vive in noi e noi viviamo in Lui, nella nuova vita è possibile. Perché dice la Bibbia: chiunque è nato da Dio non pecca, perché il seme di Dio dimora in noi. Che Dio ci aiuti a camminare risolutamente nella via santa, nella via della croce, nella via stretta, nella via dell'umiltà. Gesù camminò nell'umiltà. Lui, essendo il Re della gloria, si abbassò. Essendo il Re del cielo, l'Iddio vivente vero, santo, santo, santo il suo nome, lui nacque come un bambino, in una stalla, in un luogo umile, in un luogo povero, in un luogo semplice. Lui si abbassò, lui si umiliò e divenne ubbidiente, alleluia, fino alla morte, alleluia, gloria a Cristo, e alla morte della croce. E poi dice in Filippesi 2: per questo che il Padre lo ha sovranamente innalzato, alleluia, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli,
e sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore. Dio benedica il fratello Tagliamonte Giovanni che ha scritto questo verso. Ora avvenne che, mentre si stava compiendo il tempo in cui egli, Gesù, doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la faccia per andare a Gerusalemme. Guardate cosa dice: si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo. E vi voglio dire, anche per noi si sta compiendo il tempo che saremo portati in cielo, la Chiesa sarà rapita, Cristo ritorna, alleluia, per portare in cielo la sua Chiesa. Il tempo si sta compiendo che anche noi saremo portati in cielo. Allora anche noi, come Gesù, dobbiamo dirigere risolutamente la faccia verso la nuova Gerusalemme, verso la Gerusalemme celeste, verso la Gerusalemme di sopra. Gloria a Dio che, alleluia, benedetto il Signore, è la patria di tutti noi, e dobbiamo prepararci, amen, consacrarci sempre di più, santificarci giorno per giorno, salire la scala di Giacobbe giorno per giorno, alleluia, gloria a Dio. Digli: Signore, santificami giorno per giorno, ravvivami giorno per giorno, alleluia, preparami, oh Dio, Signore mio, giorno per giorno. Chi ha conosciuto Cristo, fratelli, deve osservare la sua parola. Noi dobbiamo camminare osservando la parola, perché chi l'ha conosciuto deve osservare la parola. Se uno dice che lo ha conosciuto ma non osserva la parola, è un bugiardo, e i bugiardi sono figli del diavolo. Che il Signore ci scampi. Ma chi ha conosciuto Cristo veramente, appartiene al Signore, deve osservare la parola. Cosa vuol dire osservare la parola? Vuol dire viverla, ubbidirla, praticarla, seguirla. Amen. Dio benedica anche il caro fratello Arben Zacca, che ha scritto Luca 9:51 nella Bibbia. Dio dati, Signore ti benedica, fratello, te e la tua famiglia, nel nome di Gesù. Fratelli, il tempo che noi dobbiamo essere portati in cielo è vicino. Noi dobbiamo rivolgere fermamente la nostra faccia, il nostro sguardo, il nostro cuore verso la Gerusalemme di sopra. Alleluia! Dove Cristo ci aspetta in gloria, dove Gesù, alleluia, ha preparato un luogo per noi nella casa del Padre, quanti lo credono, dove Gesù è andato a preparare le dimore per noi. Amen. Oh, gloria a Dio! È lì che noi andiamo, ma dobbiamo rivolgere risolutamente lo sguardo. Ha scritto la sorella Daniela dalla Sardegna: chi osserva la mia parola è colui che mi ama. Io stavo pensando questo verso. Gesù disse: se voi mi amate, osserverete la mia parola e il Padre mio vi amerà. Alleluia! Gloria a Dio! E noi verremo presso di Lui e faremo dimora presso di Lui. Fratelli, se noi amiamo Gesù e osserviamo la sua parola, noi siamo la sua dimora. E se siamo la sua dimora, un giorno noi dimoreremo con Lui in cielo. Se tu vuoi dimorare con Gesù in cielo, prima Lui deve essere la tua dimora, la sua dimora sulla terra. La tua vita deve essere la dimora del Signore sulla terra. Lui abita in te, Lui vuole abitare in noi, Lui vive in noi. E allora noi un giorno vivremo con Lui.
nel regno dei cieli, dove c'è la gloria di Dio. Io mi voglio fermare qui, fratelli. Vogliamo rivolgere lo sguardo, alleluia, risolutamente, alleluia, alla Gerusalemme celeste, guardare a Cristo seduto in gloria, che ci dice: figlio mio, vieni e seguimi. Alleluia, io sono la via. Alleluia, la verità e la vita, alleluia. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen. Vogliamo pregare qualche minuto e mettere la nostra vita ancora nelle mani del Signore? Intanto voglio chiedere al fratello Salvo da Bagheria di telefonare per pregare insieme a tutti noi qui, e ci uniremo alla tua preghiera, caro, nel Signore, alleluia. Gloria a Dio Padre, ti ringrazio per questo messaggio meraviglioso che tu hai voluto mettere nei nostri cuori. Signore, noi vogliamo essere veri seguaci di Gesù Cristo, che camminano in ubbidienza alla tua parola, che dimorano in te, e che noi stessi siamo la tua dimora sulla terra. Oh Dio mio, ti prego, trasformaci, illumina, santifica, alleluia, caccia via ogni pensiero contrario dalla nostra mente, ogni cosa della natura umana, ogni debolezza carnale sgrida, alleluia. Noi vogliamo andare avanti di valore in valore fino a vedere Dio in Sion. Signore, noi vogliamo camminare per fede e, come dice la tua scrittura, la tua parola, trasformare la valle di lacrime, alleluia, in benedizione, alleluia. Andare avanti nello Spirito Santo, alleluia, che ci dice, alleluia, questa è la via, camminate per essa. Ti prego, Signore, rafforza i miei cari fratelli, le mie sorelle in Cristo, i tuoi servi, Adonai. Guida, Spirito Santo, alleluia, Ramakaita, oh alleluia, Dio del cielo, guida, Padre. Bene, Gesù. Alleluia. Gloria a tuo nome. Grazie, Pace. Padre. Oh. Gloria a te, amen. Gesù. Amen. Ti adoriamo, Signore. Gloria a tuo nome. Gloria a tuo nome. Gloria a tuo nome. Gloria a tuo nome. Alleluia, alleluia. Sì, sì. Signore, grazie, Padre. Spirito Santo. Sei meraviglioso, alleluia. Gesù. Signore, ti adoriamo, Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te, guidaci, Spirito Santo. Amen. Guida tu, Padre, le nostre parole, la nostra vita, Padre. Gloria, ti adoriamo, Signore. Sei meraviglioso, Signore. Abbiamo conosciuto il solo vero Dio, Padre. Alleluia. Sì, Signore. Veniamo alla tua presenza, Signore. Signore, con questa sera noi ti ringraziamo, Padre. Veramente, Signore, per le forze che tu ci hai dato oggi, Signore. Perché ancora oggi, Signore, hai manifestato la tua gloria, Padre. Signore, hai fatto meraviglie, Signore. Ti ringraziamo, Padre. Perché, Signore, tu sei il Dio delle meraviglie, Padre. Sì, Signore. Signore, hai fatto meraviglie, Signore. E ancora oggi, Padre, ci hai concesso, Signore, questa gioia, Signore, di questo battesimo, Padre. Fortifica, Signore, questa sorella. Ti chiedo nel nome di Gesù, Padre, la sorella Arianna, fortificala in questo cammino, Padre. Sì, Signore. Perché, Signore Santo, Signore, vogliamo aggrapparci sempre di più a te, Signore. Fare la nostra rocca, il nostro rifugio, Signore. Oh, tu sei il tutto per noi, oh Padre. Signore, veramente, come hai fatto tu, Padre, risolutamente guardare, Signore, a quella croce, guardare, Signore, in alto, guardare alla Gerusalemme di sopra, Padre. Signore, noi ti ringraziamo, Signore. Grazie, Signore. E ancora in questa sera, Signore, ti prego per ogni mio fratello e ogni mia sorella, Signore, che hanno ascoltato, Signore, questa famiglia che noi siamo in Cristo, Signore. Sì, Signore, il tuo servo
tengo Stefano nelle tue mani. Voglia tu benedirlo, continuare a fortificarlo, a ungerlo con tuo Santo Spirito, Signore, perché, Signore, tu ti servi di lui e tramite di lui, Signore, noi riceviamo da te, riceviamo, Signore, la tua parola, riceviamo, Signore, ciò che tu vuoi per la nostra vita, Signore. Sì, Signore Santo. Ti ringraziamo per tutto quello che fai, Signore. Oh, compi l'opera tua in noi, Signore. Oh, fortificaci nella fede, fortificaci nello spirito, Signore. Facci camminare risolutamente, Signore. Oh, per guardare verso di te, Signore. Oh, per vivere nello spirito, Signore. Fortificaci sempre di più, Signore. Oh, è una parola che mi ha colpito del fratello Enzo, Signore. Oh, chi ha detto, Signore, che tu sei il nostro consigliere, oh Padre. Sì, Signore, il nostro consigliere, tu sei colui che ci consiglia, tu sei colui che ci guida, tu sei colui che ci dice prendi questa strada, no, non percorrere quell'altra. Sì, Signore, tu sei colui che ci consiglia. Alleluia! Oh, fai tu, Signore, noi ci mettiamo nelle tue mani, Signore, vogliamo aprire i nostri cuori, Signore, accettaci così per come siamo, perché siamo polvere, Signore. Noi non possiamo nulla senza di te. Oh, ma intervieni con il Santo Spirito, Signore, rinnovaci potentemente, Signore. Oh, scendi con il tuo fuoco, con lo Spirito tuo Santo, Signore. Oh, e rinnova la nostra vita, Signore. Scuoti, Signore. Oh, ogni scoria, Padre. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Signore. Così come te lo chiedo per i miei fratelli e le mie sorelle, Signore. Oh, ungi potentemente, Signore. Fortifica, Padre. Oh, rinnova, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che hai fatto oggi, Signore. Perché tu hai fatto splendere il sole, Signore. Tu sei il sole della giustizia e continuerai a risplendere perché sei eterno, Padre. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo, rimani con noi, Signore, oh, con la tua unzione, con il tuo Santo Spirito, Signore, oh, con le tue forze, Signore, che tu ci darai. Ti ringraziamo, Padre, rimani con noi, Signore, rimani con il tuo Santo Spirito, Signore, nelle nostre famiglie, Signore, oh, nelle nostre situazioni, nelle avversità, oh, in ogni cosa, Signore, sappiamo che tu sei con noi, tu sei accanto a noi, tu sei avanti a noi. Perciò noi ti ringraziamo, Padre, rimani con noi, te lo chiediamo nel nome di Gesù e per i meriti di Cristo, Signore, l'agnello perfetto che è benedetto in eterno. Alleluia, alleluia, gloria a Dio, alleluia, continua, Signore, a versare alleluia, quella pioggia di benedizioni, gloria, di Spirito alleluia, Santo, Signore, oh, della virtù del cielo mancai, su questi cari fratelli, alleluia, alleluia, Signore, provvedi in ogni cosa. Provvedi, Signore, intervieni, dai vittoria, dai soluzioni, alleluia, e che tutta la gloria vada a Gesù Cristo, nostro unico grande pastore, salvatore, Signore eterno, amen, alleluia, un abbraccio, caro fratello salvo, alleluia, alleluia, un grande abbraccio, caro fratello, nell'amore del Signore, amen, Dio benedica te e la tua famiglia, fratello. Amen. Santo, il Signore è con voi, fratello. Amen, amen. Dio. Pace a tutti, pace a tutti. Gloria a Dio, amen. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Benedetto, benedetto il nome del Signore, alleluia. Alleluia, ti ringraziamo, Padre. Oh Gesù, grazie. Alleluia. Del tuo amore per me, che in un istante, alleluia, libero mi fe, alzo la voce, lodo te, ti loderò sempre perché tutto sei per me, sei mio Signore.
Oh Gesù, grazie del tuo amore per me, che in un istante libero mi fece, hai dato la vittoria nel tuo sangue, alleluia. Alzo la voce, lodo te, alleluia, ti loderò sempre perché, alleluia, tutto sei per me, sei mio Signore, oh, alleluia, alleluia, alleluia. Caro fratello, volevi aggiungere qualcosa? Amen. Ma sì, Signore, è buono, fratello. Gloria a Dio. Niente, è un privilegio quando il Signore ci chiama, quando il Signore ci fa sentire che gli apparteniamo, che siamo preziosi per Lui, ed è una gioia. Certe volte noi magari pensiamo che, non lo so, no? Abbiamo un attimo di scoraggiamento, ma il Signore è sempre là pronto a rialzarci. E dobbiamo andare avanti, cioè ci fa capire quanto ci ama, quanto è grande, alleluia, quanto è buono. E veramente dobbiamo andare avanti, alleluia, nel Signore. Non c'è nulla che ci può fermare. Gloria a Gesù. Dobbiamo guardare risolutamente a Lui. Oh, dobbiamo veramente incamminarci verso Gerusalemme. Gloria a Dio. Continuare a guardare in alto. Amen. Signore è buono. Amen. Caro fratello, ci gloria siete mancati oggi qui nel battesimo, ma siamo stati uniti nello Spirito. Amen, amen. Alleluia. Il Signore ci saranno, amen, altre occasioni che il Signore ci concederà. Amen, gloria a Dio. Amen. Gloria amen al Signore, che lo Spirito Santo vi continui a rafforzare, a sostenere, a guidare. Amen. Caro amen anche a voi, è veramente in quest'opera che state continuando lì a Gela. Grazie. Se vi fortifichi e vi unga sempre amen di più. Amen. Per proclamare il suo nome. Alleluia, nel nome di amen Gesù. Anche a te, fratello, un abbraccio nell'amore del Signore. Pace. Alleluia. Un abbraccio, pace, pace. Pace, pace di Gesù. Pace. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alzo la voce, lodo te, ti loderò sempre perché tu sei per me, sei il mio Signore. Alleluia. Oh Gesù, grazie. Alleluia. Del tuo amore per noi, alleluia, che in un istante ci libero, grazie Signore. Alziamo la voce, lodiamo te, amen, e loderemo sempre, alleluia, perché tutto sei per noi, Cristo Gesù, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, alle mie grazie, Signore della gloria. Oh. Gloria. Alleluia, alleluia. Alleluia. Gloria a Maria, a benedizione, a sorella di Shof, alleluia. Alleluia, alleluia. Grazie Padre, alleluia. Amen, il Signore vi continui a benedire, cari fratelli. Dio piacendo, ci ritroveremo domani per la lettura biblica verso le ore 13:45 circa. Di solito più verso le 2 del pomeriggio, però voglio essere un po' prima con l'aiuto del Signore, alleluia, verso le 14:30 e 13:45, scusate, verso le 13:45 per continuare ad edificarci nella parola.
Gloria a Dio, vi ricordo che chi vuole partecipare alla prossima riunione spirituale che faremo su questa applicazione Google Meet mi può contattare su WhatsApp, alleluia, al 339-455-6834 per la gloria di Gesù Cristo, alleluia, benedetto in eterno. Chi desidera a me partecipare mi può contattare, alleluia, per la gloria dell'Eterno, per la gloria del Signore, per la gloria di Gesù, su WhatsApp, così vi terrò aggiornati su questa riunione che faremo ancora, come ieri sera, che è stata di grande edificazione. Amen. Io vi saluto insieme a mia moglie. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo. Che la pace, amen, di Gesù Cristo. Adesso scriverò, alleluia, mi potete contattare su WhatsApp, amen, al 339-455-6834. 339-455-6834. Chi scrive fuori dall'Italia deve mettere, alleluia, più 39, alleluia, poi 339-455-6834. Alleluia, gloria al Re dei Re. Amen. A Cristo sia tutta la gloria. Amen. Alleluia. Vi salutiamo tutti quanti nell'amore di Gesù. Lode, gloria e onore. Gloria al nostro Dio vivente. Amen. Il nostro Dio altissimo, il Dio della gloria. Amen. Signore, benedica tutti voi. Salutiamo anche un fratello, penso dal Brasile, Bruno Fontana Evangelio. A paz tu, Signor, querido. Amen. Vamos avanti con Gesù attraverso il poder do Espírito Santo, che dirige nossas vidas na verdade, alleluia, na santidade, no caminho estreito che leva no céu, alleluia, na nova Jerusalém. Minha esposa brasileira, gloria a Cristo, seja louvado o Senhor. Alleluia, gloria a Cristo. Dio vi benedica, carissimi, nel Signore. Dio benedica tutti voi. Vi amiamo nell'amore di Cristo. Amen. Benedetto è il nome di Gesù Cristo. Vuoi dare un saluto? Gloria a Gesù Cristo. Amen. Mia moglie vi saluta nell'amore di Gesù. Gloria a Dio. Vi salutiamo in Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria, gloria, gloria a Gesù Cristo. Grazie Padre, alleluia, 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 gloria a Dio, Re Mar.